una puntata speciale di Polifemo qui a Bari, dinanzi alla presidenza della Regione Puglia, per lo sciopero, la manifestazione di USB con riferimento ai lavoratori ex Ilva in AS. La politica ha dimenticato questi lavoratori, sono state disattese le promesse che pure erano state fatte il 19 maggio circa la ricollocazione e la formazione di questi lavoratori. In particolare c'era stato un parere positivo, un assenso da parte appunto della Regione per la proposta formulata da USB di lavori di pubblica utilità appunto destinati ai lavoratori ex Ilva in AS, come appunto funzione integrativa al reddito, questa tipologia di lavori di pubblica utilità non ha una funzione sostitutiva ma integrativa per quanto riguarda il reddito. Da quel 19 maggio solo parole, solo promesse, nulla di tutto questo. Una categoria, questa dei lavoratori ex Ilva in AS, abbandonata a se stessa. E di qui la odierna protesta civile, democratica ma ferma, perché la task force aveva preso degli impegni, ma si sa, la politica ha fallito. Vincenzo Mercurio, segretario di settore per USB in Acciaierie d'Italia, una protesta, come dire, obbligata, tra virgolette, nel senso che troppe parole, troppi impegni disattesi, troppe aspettative create nei lavoratori, e da quel 19 maggio il nulla. Il nulla, perché comunque al di là di queste persone che noi ci abbiamo qui a protestare, il sacrosanto diritto di voler lavorare, di essere aiutati nella vita quotidiana, perché dietro queste persone ci sono delle famiglie, dei futuri di tanti bambini che stanno soffrendo le angherie di questa politica che è un po' assente, oltre alle promesse che poi vengono disattese, abbiamo il problema quotidiano che dobbiamo affrontare tutti i giorni e dobbiamo fare i conti con la vita. E oggi siamo un po' stanchi di questa situazione, perché il tempo passa e le esigenze diventano ancora maggiori rispetto a quelle iniziali. È triste dirlo, ma questa situazione purtroppo fotografa, come dire, il fallimento della politica. Certo, avere questo tipo di atteggiamento su gente che soffre tutti i giorni diventa un po' diabolico. È meglio una dura verità ma detta per bene e non una falsa promessa che non serve a nulla. Ci si aspetta questa mattina un cenno da parte della Regione, un minimo di risposta. È ciò che stiamo tentando di fare, è ciò che vogliamo e pretendiamo, visto il nostro sacrificio e il nostro quotidiano vivere all'interno di una città martoriata e soprattutto con problemi, oltre a quelli finanziari abbiamo anche problemi sanitari e quant'altro. Adesso ci siamo scocciati. Mauro Doro, lavoratore ex Ilva in AS, ecco, scopriamo dalla viva voce di un rappresentante di questa categoria di lavoratori come si vive una situazione proprio di emarginazione e dal punto di vista morale, considerando che siete dimenticati, isolati lavorativamente, e dal punto di vista economico. Ecco, è una situazione che non si augura a nessuno di venirsi a trovare. Una situazione in cui dobbiamo combattere con i vari impegni familiari che ognuno di noi ha,
e quindi dobbiamo combattere per riuscire a tirare avanti la carretta, come si suol dire. Il discorso è questo: noi siamo stanchi, siamo in questa situazione dal 2018 ormai, e da altre parti tramite delle misure ad hoc si riesce, diciamo, no, in parte a dare un sostegno, un ristoro, no, ai nostri colleghi, ai lavoratori ilvinaesi, vedi Genova, vedi anche lo stesso discorso che è stato fatto l'anno scorso per Trieste, dove si chiude l'accordo di programma, e l'accordo di programma è una misura dove, in cui tu ti rendi utile alla società, quindi fai qualcosa per la società, allo stesso tempo ricevi un'integrazione rispetto al salario, alla cassa integrazione che tu riesci a prendere. E la rabbia che abbiamo tutti quanti noi è che solo qui da noi è una cosa che non si può mai fare. Da altre parti le stesse confederazioni sindacali già dal lontano 2005 sono riuscite, tramite l'impegno di tutti gli enti anche locali, a riuscire a portare in porto questa misura a sostegno dei lavoratori, e quindi si trova in una condizione, ahimè, diversa e differente da quella in cui ci troviamo ora noi. Walter Danzo, altro lavoratore ex Ilva in AS. Beh, la politica non dà risposte, non vogliamo fare qualunquismo, ma alla fine non è bello che un presidente di regione prenda degli impegni e poi questi impegni cadano nel dimenticatoio. Diciamocelo senza mezzi termini, evidentemente ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, e i lavoratori ex Ilva in AS sono stati collocati in una categoria, come dire, secondaria. Beh sì, francamente sì, noi ci troviamo in una condizione appunto di stallo e la gente è preoccupata, perché no, non c'è avvenire, non ci sono garanzie. Noi oggi siamo qui per ristabilire i ruoli e per capire effettivamente i lavoratori in Ilva in AS che fine e le soluzioni che hanno intenzione di adottare, e quindi si spera in una soluzione o almeno in un accordo stamattina che possa essere dare delle prospettive. Sì, infatti, sia per noi, perché comunque è un discorso molto più ampio quello che ha fatto, che molti di noi, tutti noi abbiamo famiglia e abbiamo delle scadenze, che effettivamente non c'è futuro. Anche perché molti di voi non siete più giovanetti, giovincelli, ragazzini, e quindi poi una ricollocazione occupazionale a una certa età non è assolutamente facile. Sì, francamente sì, anche perché insomma al momento con la situazione che stiamo vivendo non è che c'è possibilità proprio di ricollocare questo. Già Taranto vive una situazione occupazionale drammatica. Appunto, effettivamente, ripeto, si spera di cadere in piedi e di poter garantire alle nostre famiglie un futuro almeno considerevole, dato che abbiamo i figli che ancora sono alle università e ancora abbiamo le scadenze. Ecco, questo è tutto. Emanuele Palmisano, USB, ex lavoratore Ilva in AS. È davvero paradossale dover manifestare qui questa mattina dinanzi alla regione per un sacrosanto diritto, quello al lavoro, peraltro con degli impegni che il 19 maggio eravamo qui, erano stati presi. Sono passati 3 mesi e mezzo, ma evidentemente la politica continua a fare chiacchiere. Sì, la politica, diciamo che si è presa una lunga pausa estiva, ad oggi ancora non abbiamo notizie di questa ulteriore convocazione a distanza di 3 mesi e aspettiamo invano forse questa situazione, quindi a doverci, diciamo, confrontare con la parte politica è giusto fare una manifestazione del genere, considerando che noi siamo ancora in attesa di sapere se questa cosa, che è la nostra proposta, con lavoratori di pubblica utilità o con situazioni dovute a un incentivo al reddito, si possa fare o meno, anche perché bisogna essere trasparenti, considerando che noi sono 3 anni e tra l'altro nel bacino di ArcelorMittal, quindi i acciaieri d'Italia, noi non risultiamo da nessuna parte e siamo in attesa di capire che fine faremo. Ad oggi
è tutto lasciato in bilico da questa situazione politica. Infatti anche quando i nuovi vertici di Acciaierie d'Italia parlano, non menzionano proprio la categoria dei lavoratori ex Ilva e NAES, come se non esistessero, quindi non solo emarginazione, ma oserei dire cancellazione. Infatti la cosa più assurda qual è? La politica non è stata ferma in questi mesi, addirittura abbiamo trovato che in un decreto Venezia è stato infilato un emendamento per dare 700 milioni di euro per la continuità produttiva a un'azienda che ancora oggi continua a inquinare, ed è visibile quello che sta combinando a Taranto. Un aumento di produzione, quindi un aumento di inquinamento, però purtroppo la politica dice che sta lavorando per noi, forse sta lavorando per lei o per la parte datoriale. Ci aspettiamo questa mattina, stiamo seguendo in presa diretta l'evolversi dell'incontro, perché c'è in questo momento in cui noi stiamo registrando una delegazione di USB che è salita con rappresentanti della presidenza, e quindi ci aspettiamo risposte. Certo, è assurdo che sia trascorso così tanto tempo, e poi d'altronde la proposta, il progetto che era stato fatto, in primis quello sui lavori di pubblica utilità intesi come funzione integrativa e non sostitutiva, c'era stato l'ok della regione. Stranamente è calato il silenzio. Probabilmente ci sarà qualche contrasto, o a meno che bastone messo di traverso. A meno che non possiamo dire che anche a livello nazionale c'è qualcuno che sta ostacolando questa prospettiva, perché vuole mantenere ancora alto la linea della fabbrica, la fabbrica a tutti i costi. Forse è questo, non lo sappiamo. Certo è che non si può neanche trovare la scusante di dire la politica era in ferie, perché proprio in prossimità di Ferragosto i consiglieri regionali e di maggioranza e di opposizione hanno fatto il colpo di mano e quindi hanno ripristinato la norma che assicurava in buona sostanza il trattamento di fine mandato, 7.000 euro appunto per ogni anno di mandato, sono 35.000 euro. Si è pensato a fare il colpo di mano, ma alla categoria dei lavoratori ex Ilva e NAES non si è pensato affatto. Come dire, un po' rievocando il Manzoni, è triste da gli invisibili. Invisibili, realmente, invisibili. Come diceva il Manzoni, qui stiamo parlando quasi di un volgo disperso che nome non ha, nel senso che è una categoria di lavoratori che ha una sua dignità, ma viene completamente ignorata, gli invisibili. E poi si rischia, da emarginati, si rischia di diventare invisibili fino a sparire nel nulla e quindi non far parte più del sistema produttivo. Infatti noi abbiamo vissuto già l'anno precedente, per quanto riguarda l'integrazione salariale del nostro 10%, l'abbiamo vissuto già in una maniera particolare, perché ci hanno detto che ce lo mettevano in un emendamento, poi nel mille prologhi, poi nel ristori, in qualunque... Parliamo di 200 euro e non di chissà quanto. Più o meno. Alla fine ci siamo trovati 3 mensilità a 0 euro. Questo per frutto da che cosa? Che la politica proprio ha un menefreghismo, cioè si è allontanata ormai da quello che è il lavoratore, cioè ormai non pensa solamente più agli interessi comuni, ma pensa agli interessi personali della politica. Infatti abbiamo un governo attualmente che non è stato eletto da nessuna parte. Ecco, lei è sempre presente alle manifestazioni. Fino alla fine, tant'è vero, me lo sono anche intatuato sul braccio con un cuore. Cioè, la fede non si diffida, quindi in automatico sempre USB. È l'unico sindacato che è a favore del lavoratore. Anche perché questa mattina, visto che si sta parlando di lavoratori ex Ilva e NAES e ce ne sono altri, appartenenti ad altre sigle sindacali, stranamente non c'erano, quasi il problema non li riguardasse. No, perché si accontentano della magliettina e della felpa o della polo della loro confederazione soprattutto, ma non del salario e così via, delle famiglie. Egidio Murciano, responsabile del settore appalti appunto di USB. La sua partecipazione a questa battaglia del sindacato. Voi vivete il dramma dell'appalto, la scusa che le ditte trovano molto spesso: ArcelorMittal prima, Acciaierie d'Italia oggi non ci paga e conseguentemente noi non vi paghiamo. Questo per quanto riguarda l'appalto. Poi c'è quest'altra categoria di cui ci stiamo occupando oggi, che è quella appunto dei lavoratori ex Ilva in AS, altra categoria ghettizzata. Insomma, qui
la fabbrica si sta riducendo veramente ai minimi termini come unità lavorative. Sì, noi oggi siamo qui come appalto a dare solidarietà ai compagni oramai da tempo remore collocati in cassa integrazione e senza futuro, perché comunque Emiliano ha fatto delle promesse attualmente non le ha mantenute. Come ben sai, la considerazione dell'LPU, no? Che è un fattore importante su base volontaria. Lavori di pubblica utilità. Pubblica utilità. Su base volontaria, nel senso che un'integrazione del reddito, lo sottolineiamo, certo. Non una sostituzione, ma un'integrazione su base volontaria. Vuole aderisce e integra il reddito. Esatto, andrebbe ad integrare il reddito dei lavoratori che sono, diciamo, martoriati dal punto di vista salariale. Poi per quanto riguarda l'appalto, le problematiche sono non le stesse, ma peggiorano giorno dopo giorno, Luigi. L'ultimo è stata la manifestazione con sciopero e varie assemblee dell'Iris. Sai benissimo, un'azienda storica del Tarantino, ormai quasi scomparsa. Attualmente anche l'Iris ci ha comunicato che all'1 di settembre, quindi domani, non ha lavoro. Cioè è fuori dall'appalto. Dicevo, cioè, c'è una situazione proprio di come dire, di crollo, di riduzione ai minimi termini, cioè le unità lavorative si stanno disperdendo. Sì, ho sentito qualcuno che diceva che c'era una ripresa sull'appalto facendo assunzioni. Anche qui devo smettere. La Morselli parla di ripresa, ma io non la vedo. Se il risultato della ripresa corrisponde al taglio violento, bestiale dei lavoratori, beh, io penso che questa ripresa sia solo uno slogan. Per alcuni la ripresa e le assunzioni sull'appalto sono quella decina di lavoratori assunto da agenzie interinali a un mese di contratto. Se questa la dobbiamo definire ripresa, mi sembra anche un'utopia. Poi le aziende, per l'appalto la criticità. Ci sono aziende che, avendo le spalle larghe e non essendo monocommittenti, cioè non dipendendo direttamente da Acciaierie d'Italia, riescono ad attemprare alle retribuzioni mensili dei lavoratori, perché comunque hanno altri incassi dal territorio. Però chi è monocommittente ha grosse difficoltà, perché Acciaierie d'Italia, come sappiamo, non paga, paga in ritardo, paga chi vuole e quando vuole. Quindi tutte le aziende del territorio devono sottostare e stare al gioco della Morselli. Sergio Bellavita, noto sindacalista a livello nazionale, beh, c'è una canzone di Mina che cantava parole, parole, parole. E forse si attaglia ad Emiliano, si attaglia alla politica, perché gli impegni che erano stati presi il 19 maggio nei confronti dei lavoratori di ex Ilva in AES sembrava oramai una cosa conclusa, senza alcuna ombra di dubbio. Stranamente, misteriosamente, queste proposte sembrano essersi volatilizzate, e di qui la protesta di USB. Sì, capisco che Emiliano probabilmente è più impegnato a stabilire nuove relazioni, anche un po' inquietanti, no? Con la Lega, con forze di estrema destra, con Casa Pound, gli impegni televisivi continui. Gli impegni televisivi, cosa che lo distrae dalle questioni sociali più urgenti. Però giustamente i lavoratori dell'Ilva in cassa integrazione hanno un bisogno straordinario. Qua, altro, parole parole, diciamo, si può estendere oltre Emiliano un po' tutta la politica nazionale. È proprio, no? Il fallimento della classe politica, e di qui anche la disaffezione, la distanza tra il palazzo e la gente. Poi non lamentiamoci quando la gente disamorata non va più a votare. È assolutamente così, ormai la politica ha perso ogni credibilità, non rispondendo ai bisogni delle persone. Qui poi, fra l'altro, la questione comincia a diventare drammatica, perché voglio ricordare a tutti che questi lavoratori in cassa integrazione, per l'accordo sindacale del 2018, devono rientrare tutti, sono tutti formalmente dipendenti di ArcelorMittal, adesso Acciaierie d'Italia, mentre ovviamente sappiamo che ArcelorMittal non vuole assumere questo impegno, quindi sono nella terra di mezzo. Nella terra di nessuno, è il caso di dire, purtroppo. Una condizione vergognosa, ovviamente non per colpa loro, ma per colpa anche dell'amministrazione, e oltretutto chiedono di lavorare. Altra cosa assurda, no? Perché si dice adesso siamo in un periodo in cui
un sussidio di disoccupazione oppure un piccolo reddito come quello di cittadinanza, si dice che è un limite a cercare il lavoro. La verità è che il lavoro non c'è, quando c'è molto spesso, soprattutto da noi a sud, è precario, è ricattato, e quindi in qualche modo ovviamente il reddito cittadinanza aiuta a evitare di cadere in alcuni ricatti pesantissimi, ma ormai il mondo si è rovesciato e pare che gli aiuti non servono più invece a costruire lavoro e opportunità, ma invece bisogna vivere nella giungla in cui appunto bisogna conquistarsi uno contro l'altro il diritto al lavoro. Sebastiano Pulito, lavoratore ex Ilva in AES, presente qui come in tante altre manifestazioni. Ecco, quanti anni hai? 39 a luglio. Ecco, parliamo della condizione, fotografiamo, facciamo capire come vive un lavoratore ex Ilva in AES, e moralmente ed economicamente, quanto percepisce. Insomma, voglio dire, essere qui e a chiedere, a rivendicare un sacrosanto diritto e vedere così la politica, che è un palazzo e una torre sempre più d'avorio, distante rispetto ai cittadini. Allora, per quanto riguarda la politica, ormai abbiamo ben compreso di quanto siano sciacalli tutti, da prima all'ultimo, perché usano il bacino dei lavoratori in AES come se fosse un bacino di voti, promettendo chiacchiere, e poi all'atto pratico non riescono mai a portare nessun tipo di risultato, neanche il minimo risultato. Per quanto riguarda la situazione che viviamo noi, è una situazione a dir poco drammatica. Io potrei citare un esempio proprio pratico sulla mia pelle. Io ho subito per esempio un incidente vero, una cosa reale, il 13 agosto, un incidente con la macchina, ho distrutto l'auto. Allora iniziano i problemi proprio quando vorresti accedere a un prestito, sia per comprarti una macchina o per riparare la macchina, che può essere qualunque altro. Qualunque tipo di spesa, anche le scadenze mensili. Di spesa che non paghiamo, tra l'altro. E quindi tutti, dal primo all'ultimo, ci chiudono le porte in faccia, perché per loro la nostra busta paga è paragonabile a un lavoratore precario, praticamente come se oggi ci siamo e domani chissà. E quindi diventa complicato anche fare le cose che una volta erano le più basilari. Noi siamo veramente in una situazione... Quanto percepite in media? Allora, non c'è una... però al di sotto delle 1000 euro. Io ad esempio questo mese ho preso di IMSS 777 euro, più gli assegni familiari, poca cosa, con la Ilva in AES, quindi non arriviamo manco a 850, 900. Diventa veramente... Stipendi da fame. Stipendi da fame. Paradossalmente parlavo con un amico, forse stanno meglio chi percepisce il reddito di cittadinanza che non noi. Infatti ho fatto dei confronti con alcuni amici, chiacchierando così a mare, alla buona, facendo un confronto, prendono di più loro di noi. Quindi a questo punto, aver respirato per 17 anni là dentro, e stiamo pagando che cosa? Le colpe per aver sempre denunciato là dentro le situazioni. Sì, perché poi la categoria dei lavoratori ex Ilva in AES è quella di quelli identificati come quelli brutti, sporchi e cattivi, e quindi vengono accantonati in questo parcheggio eterno dell'Ilva in AES. Molte cose che oggi si sanno che accadevano là dentro è proprio grazie a noi, che non abbiamo mai chinato la testa, e questa ne è la dimostrazione. Quindi siete entrati nella blacklist? Siamo entrati nella blacklist, tant'è vero che io sono uno di quelli, non detto da me ma dall'avvocato Soggia per esempio, che nella graduatoria io stavo avanti addirittura di 4 persone rispetto a chi stava. Però era scomodo e quindi si butta. Oggi sono l'unico di quel laboratorio analisi, nonostante avessi titoli, perito chimico eccetera, e gli altri no, che sono stato buttato fuori e mi stanno continuando a tenere. Sto pagando le colpe per aver denunciato, per non aver abbassato la testa, e questa è la situazione. Riccardo Cristello, lo conosciamo tutti, la sua vicenda, licenziato per aver condiviso, fatto un copia e incolla di un post che parlava della situazione ambientale di Taranto con riferimento alla fiction Svegliati amore mio. Ha fatto il ricorso Riccardo Cristello, assistito dall'USB, dal suo legale, l'avvocato Mario Soggia, e diciamo che Riccardo Cristello ha questa brutta vicenda, questa situazione comunque di sofferenza dolorosa, come dire, ha determinato in lui uno spirito di solidarietà nei confronti di altri lavoratori
sfortunati, bisogna dire, perché poi siamo tutti, come dire, su una stessa barca. È il caso dei lavoratori ex Ilva in AS, ma come recita la maglia c'è anche per esempio Alitalia. Ma parliamo di questa situazione di lavoratori ex Ilva in AS, e quindi Riccardo hai voluto manifestare, hai voluto così con la tua presenza manifestare la tua vicinanza. Beh certo, non potevo non essere qui, come loro sono stati solidali con me nel periodo che poc'anzi hai citato tu. Oggi siamo qui a chiedere che vengano riconosciuti i diritti a questi lavoratori, perché i lavoratori siamo tutti lavoratori, e quindi è questo che si dovrebbe capire indipendentemente dall'azienda per cui lavori. Come hai citato tu, anche all'Italia c'è stato un gemellaggio con loro, infatti questa maglietta che indosso oggi fu fatta per loro quando manifestai a Roma con loro, ma vale per tutti. Riccardo è uno di voi, Riccardo è un lavoratore come voi che vi sostiene. Oggi siamo qui a chiedere che vengano mantenute quelle promesse fatte ormai da 3 anni che purtroppo non vengono mantenute. Siamo in attesa di sapere l'evolversi dell'incontro che si sta tenendo sopra qui al Palazzo della Regione di Bari. Spero per loro che ci sia un futuro migliore come è avvenuto per me. Si è appena concluso l'incontro tra la delegazione USB e il coordinatore della Task Force per la Regione Puglia, Leo Caroli. Siamo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Facciamo il punto della situazione, cosa è emerso da questo incontro, quali impegni e come hanno giustificato questi 3 mesi di stop. Allora, all'incontro hanno partecipato, oltre alla delegazione USB, anche una decina di lavoratori. Noi abbiamo fatto salire con noi, abbiamo fatto tra l'altro anche parlare direttamente con la task force proprio per spiegargli che questo è un problema, come dire, sentito dai lavoratori e per sentire dalle parole stesse dei lavoratori quelle che sono le difficoltà. Abbiamo chiesto innanzitutto la continuità rispetto alla questione dell'EPU, al progetto che era stato portato sul tavolo proprio dalla task force a maggio e che poi si è interrotto per ragioni sconosciute. Lì la regione ha detto: guardate che gli incontri li abbiamo fatti, non vi nego ci sono alcuni soggetti che non sono contro il progetto LPU ma che hanno un'idea diversa, cioè vogliono attendere la convocazione del tavolo ministeriale rispetto a Acciaierie d'Italia. Noi abbiamo detto, sono due ragionamenti diversi, dobbiamo tenere scissi le due cose. Gli LPU si possono incastrare anche poi nell'accordo generale fatto con Acciaierie d'Italia, ma ad oggi non possiamo essere vincolati a quando il Ministero ci convocherà, quindi abbiamo chiesto la convocazione immediata. La task force ci ha dato garanzie che entro venerdì farà la convocazione e quindi convocherà a breve il tavolo per la questione LPU. In più abbiamo chiesto alla task force di sollecitare i ministeri per alcune proposte, tra l'altro a costo zero, che aiuterebbero i lavoratori e aiuterebbero anche, come dire, la distensione del clima. L'anticipo TFR sul passivo, e abbiamo spiegato che tecnicamente comunque verrebbe pagato dal fondo di garanzia dell'INPS, quindi non c'è ragione di aspettare il termine della procedura, l'INPS potrebbe tranquillamente anticiparlo. Lo sblocco della norma, il cambio della norma che impedisce ai lavoratori che hanno maturato il TFR dopo il fallimento del 2015 di poter prelevare il proprio TFR, e soprattutto la richiesta madre è un'integrazione almeno triennale con un sistema di calcolo modificato. Tra l'altro su questo abbiamo scritto noi 2 bozze del decreto che invieremo sia ai parlamentari della Regione Puglia, che rappresentano la Regione Puglia in Parlamento, che alla task force stessa, in cui chiediamo sostanzialmente, uno, di avere un provvedimento che duri 3 anni, non 1 anno, per evitare che poi ogni volta i lavoratori devono stare per 4-5 mesi in attesa che il provvedimento venga varato, quindi per dare continuità, e 2, che ci sia un cambio nel sistema di calcolo e che si calcoli il 10% partendo dal primo rigo dei lavoratori e sia rivalutabile nel corso degli anni. Ecco, Rizzo, ovviamente l'attenzione sarà alta, sarete molto ma molto vigili, non ci può essere anche così il sospetto che si voglia perdere tempo e allungare il brodo? Ora si dice che la questione diventa, no, più ampia, ministeriale, cioè i tempi si potrebbero pericolosamente allungare. Assolutamente sì, il problema di tutti questi ragionamenti è che ci sono tanti soggetti e basta che uno te ne sfugge e tu devi stare a rincorrere un poco tutti.
Quindi noi oggi diciamo alla regione convoca il tavolo, la regione. A breve la convocazione. A breve la convocazione, poi il problema qual è? Si presentano tutti i soggetti? Perché ci sono alcuni soggetti istituzionali che hanno un'idea diversa e lì, come abbiamo anticipato, lì la prossima volta magari lo sciopero invece di farlo sotto la regione lo faremo con altre forme magari da qualche altra parte. Il punto è uno, pretenderemo che il governo spendesse per una volta un po' di interesse nei confronti dei lavoratori di Vinaes e ci accontenteremmo che avesse la metà della velocità che ha usato per fare i provvedimenti per dare i 400 milioni ad Acciaierie d'Italia e probabilmente i 700 milioni che fra poco daranno per la seconda tranche, perché quando si tratta della multinazionale abbiamo notato che i decreti si fanno in 15 secondi, quando si parla del dramma dei lavoratori ci sono rinvii continui che hanno prodotto oggi un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Sono 3 anni che facciamo proposte, facciamo incontri, ma sono 3 anni che siamo fermi al palo. Di questo noi siamo stanchi. Michele Altamura, coordinatore lavoratori ex Ilva in AS. Beh, il tuo giudizio alla fine di questo incontro che si è tenuto qui con la presidenza. Speranzoso, deluso, si prende altro tempo, però vediamo, facciamo un po' il punto della situazione. Beh, in un certo modo già ci aspettavamo questa risposta della Regione Puglia, delle risposte alquanto ancora provvisorie, in attesa, come dire, di chiamare tutte le parti in causa, Regione, Commissario Ilva, Governo. Da noi parte sempre che noi ci saremo in ogni istante come lavoratori di Vinaes, e abbiamo detto anche all'assessore Leo Caroli, il presidente della il coordinatore della task force, che noi fra un mese casomai siamo nuovamente qui, non molliamo la presa perché rivendichiamo i nostri diritti e i nostri doveri, perché siamo lavoratori in primis e vogliamo anche dare dignità alle nostre famiglie. Bene, termina qui il nostro speciale Polifemo su questa manifestazione di USB relativa ai lavoratori ex Ilva in AS. Che dire, se son rose fioriranno. Certo, alle promesse e ai tempi che si allungano, alle promesse non rispettate e ai tempi che si allungano, siamo purtroppo abituati. Vedremo cosa succederà e il primo step sarà, come già detto da Francesco Rizzo, la convocazione del tavolo proprio tra alcuni giorni. L'attenzione di Polifemo sarà sempre massima. Alla prossima!